Un podio che non è poca cosa per voi Draghi, che insomma già un bel nome, già partite bene secondo me, almeno personalmente. Ma ci raccontate questa finale, siete contenti perché arrivavate dall'esperienza della Serie B, siete stati bravi a trovare la promozione, adesso subito sul podio. Sì, esattamente, abbiamo giocato una buona Serie B l'anno scorso, vincendo tutte le partite, quindi una promozione decisamente meritata. Sapevamo di tornare tra le grandi perché avevamo precedenti esperienze in squadre diverse, con questo nuovo gruppo e insomma la parte di round robin, a parte una giornata un po' storta, però per il resto è stata abbastanza positiva. È arrivata la qualificazione e quindi queste finali. Arriviamo, insomma, il nostro obiettivo primario, che era quello delle finali, è stato rispettato. Ovviamente ci sarebbe piaciuto arrivare nella finale principale. Siamo partiti bene vincendo il Page 3-4, poi purtroppo una sconfitta di misura contro lo Sporting Pinerolo in semifinale ci ha impedito l'accesso. Comunque, in questa sfida meglio delle tre contro gli amici del Dolomiti, siamo riusciti a prevalere. E comunque siete stati gli unici in questa stagione a battere il Trentino Curling, se non mi sbaglio, giusto? No, non ti sbagli. Sì, è sempre un'ottima soddisfazione. Lì, tra l'altro, loro arrivarono dall'Europeo, quindi dall'ottimo risultato dell'Europeo. Comunque nella fase iniziale, cioè più o meno intermedia del campionato, anche lì con una rimonta più o meno come oggi, insomma, ottima soddisfazione comunque in casa loro, essere gli unici a batterli. Personalmente, o comunque per noi, per la squadra, sicuramente un'ottima soddisfazione. Caratteristica: non mollate mai, cercate sempre di rimediare anche a un inizio difficile. Assolutamente, sì, questa sicuramente è la nostra caratteristica principale: non mollare mai, portarlo fino all'ultimo, fino alla morte. Complimenti. Grazie.